messaggio di solidarietà alle famiglie di tutti gli ostaggi, un messaggio a difesa del diritto di essere ebreo in Europa e nel mondo senza essere perseguitato. L'antisemitismo purtroppo è un seme maligno che ogni tanto tira fuori dei germogli che inquinano la vita civile. Io credo che noi qua dobbiamo anche dare un messaggio forte contro il terrorismo. Il terrorismo deve essere debellato, deve esserci un'azione di prevenzione, dei messaggi chiari. Hamas è responsabile di quello che sta accadendo, è responsabile anche della interruzione della tregua. Adesso bisogna lavorare però per la pace e far capire bene che possono vivere in pace israeliani e palestinesi, senza terroristi, senza violenti, senza persone che attaccano la popolazione civile e li vanno a cercare casa per casa come ha fatto Hamas. Ora bisogna disinnescare una situazione negativa, lavorare per la pace, ripeto, in Europa garantire ad ogni cittadino di religione ebraica di vivere in pace in Europa e in Italia. Servirebbe un cessate il fuoco, si sente comunque. Cessate il fuoco servirebbe se Hamas se ne andasse. È chiaro che bisogna fare in modo che la popolazione civile, servano delle interruzioni, serve la popolazione che vada in zone libere dal conflitto. La popolazione civile non c'entra nulla, lo sappiamo bene, che purtroppo Hamas si è fatto scudo del proprio popolo.